Pensare a Vicenza, diciamo, sia questo concetto che si citava prima della democrazia contro lo Stato, perché, e qui vi riporto anche al ragionamento che stiamo facendo noi a Vicenza in questi mesi, ci pare che se da una parte ci sia una crescita, è ormai una maturazione e il referendum sono lì a dimostrarcelo, di una partecipazione molto diffusa e di una voglia di nuovi strumenti di democrazia, dall'altra il vero nodo della questione, il vero problema sul quale dobbiamo interrogarci è quello del come si supera l'ostacolo, diciamo, della forma statuale nel dispiegarsi di queste forme di partecipazione, nel senso che poi se andiamo a guardare le esperienze che ci sono state in questi anni, Chiaiano, L'Aquila, la Val di Susa anche poche settimane fa, nel suo piccolo Vicenza, ci rendiamo conto che tutte queste forme di partecipazione nella quale cittadini dell'estrazione, delle provenienze più diverse si mettono in gioco e fanno proprio, tra virgolette, il bene comune, cioè iniziano a ragionare intorno al significato vero di vivere in una comunità, non più semplicemente come consumatori che vanno a fare la spesa, eccetera, ma come persone che si prendono cura della propria terra, del proprio luogo di vita. Ebbene, queste persone si sono trovate sistematicamente schierate contro le forze, in questo caso chiamate dell'ordine, dello Stato, l'abbiamo visto poche settimane fa anche in Val di Susa. Io salto a pie pari qual è la storia di Vicenza e del movimento No Danuolini, immaginando che molti di voi l'abbiano intersecata o comunque seguita e vista, per raccontarvi il percorso che invece stiamo facendo nelle ultime settimane. Molti di voi probabilmente non sanno che proprio pochi giorni fa a Roma è stato firmato un documento, un accordo tra Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio e Comune di Vicenza, nella quale un'area che la città ha voluto chiamare Parco della Pace viene ceduta dal demanio statale alla comunità vicentina, alla città. È un fatto importante, perché quell'area è l'area est del Dal Molin ed è l'area in cui gli statunitensi avrebbero voluto costruire ulteriori strutture militari, avrebbero voluto costruire una pista di volo, avrebbero voluto costruire tutto ciò che gli era necessario per fare di Vicenza la sede del loro pugno d'acciaio, come l'avevano chiamato nel 2007, che avrebbe tenuto a bada il Medio Oriente e l'Africa. Ora, le gru del cantiere, ovviamente chi passa per il Dal Molin le vede bene, però può anche comprendere come grazie a questo argine che viene costruito, ed è un argine costruito da una comunità in lotta, perché il fatto che gli si faccia un Parco della Pace che dopo 80 anni, perché quell'area era militare dal 1927, quell'area diventi civile ad uso parco, ad uso comunitario, quello è il frutto delle mobilitazioni vicentine di questo anno, del fatto che lì dentro sono stati piantati 150 alberelli, del fatto che quell'area è stata occupata e per questo ci sono 50 persone sotto processo, di cui alcune addirittura secondo i carabinieri avrebbero dovuto avere il divieto di dimora semplicemente perché si erano accampate in quest'area. Oggi quell'area lì diventa davvero pubblica e questo è un frutto di quelle mobilitazioni. E chiaramente va a sminuire il ruolo di quanto al di là delle recinzioni stanno costruendo gli statunitensi, che volevano appunto fare di Vicenza la loro punta di diamante, invece oggi stanno facendo una cattedrale nel deserto, devastante ovviamente, perché già ci sono i primi problemi con la falda acquifera, il cantiere non è ancora finito, ma che perde quel grande significato che loro volevano dare a quella struttura. Ecco, quest'area, che è appunto figlia di una mobilitazione, è per noi anche però punto di partenza di un percorso di continuità rispetto a quella mobilitazione, perché non ci nascondiamo evidentemente che il cantiere viene fatto, in questo senso non possiamo certo dire dell'essere appagati perché adesso abbiamo almeno conquistato il Parco della Pace, però è evidente che quello spazio ci può dare la possibilità di continuare a sperimentare quello che in questi anni abbiamo visto e vissuto nella nostra città. Voi sapete, alcuni di voi sanno che ogni anno a Vicenza in settembre da 5 anni ormai si fa un festival, che è un momento
importante non solo di socialità ma anche di discussione e partecipazione, proprio a partire dal percorso referendario che secondo noi è stato molto significativo, perché secondo noi quel che è successo ai referendum ci dice che quel che prima succedeva in alcune particolari comunità che vivevano uno scossone da un mega progetto, sia la TAV, sia la discarica, sia la base militare, e quindi vivevano una partecipazione attiva, oggi è un qualcosa che si sta diffondendo a macchia d'olio, che sta contaminando comunità grandi e piccole. E allora noi, a partire da questo dato e da questa visione del referendum, ci siamo detti che il percorso del Parco della Pace e nel piccolo il percorso del festival che organizzeremo deve essere uno spazio comune. Cioè noi stiamo provando a immaginare la realizzazione, la gestione di quell'area verde come un grande laboratorio nel quale sperimentare nuove relazioni sociali, nel quale confrontarci con il mondo del sindacale, del lavoro, su come beni comuni e lavoro possono finalmente non essere più in contrasto, nel quale provare a sperimentare gli orti cittadini, nel quale costruire forme di relazioni che poi possono essere, tra virgolette, buone prassi per altri quartieri piuttosto che per altri comuni. E questo è un po' il portato delle mobilitazioni degli anni passati, cioè l'aver visto che a causa di un mega progetto come quello statunitense decine di migliaia di persone hanno fatto un passo nella partecipazione attiva, in tante e tanti si sono confrontati ogni settimana pur non avendo prima fatto alcuna esperienza politica, ci ha detto che forse costruendo dei percorsi che partono dal fare delle cose insieme possiamo costruire quelle comunità che poi possono aprire lo spazio per un'alternativa a questo modello di rappresentanza che evidentemente è un modello che ormai ha finito ogni sua possibilità di rappresentare davvero e sa semplicemente gestire gli interessi economici che ci sono in ballo. Questo è il percorso che noi stiamo facendo ed è il piccolo contributo che noi diamo a questa cosa. Permettetemi di chiudere con una nota sulla Val di Susa, perché c'è Claudio, ma noi ci teniamo. Quando noi abbiamo iniziato le nostre mobilitazioni, io ricordo nel 2006-2007 che dicevamo noi faremo come la Val di Susa, ci mobiliteremo come in Val di Susa, e credo che sia stato il percorso di tante piccole e grandi comunità che si sono messe, che hanno fatto presidi, che si sono mobilitate, che hanno costruito percorsi di opposizione a opere piccole e grandi. E in queste settimane abbiamo visto la Val di Susa sotto attacco, abbiamo visto ancora una volta le forze dell'ordine schierate per impedire la partecipazione. Io credo che la Val di Susa sia per tutti noi un patrimonio molto importante. Noi l'abbiamo definito un bene comune e vorremmo che fosse così davvero per tutti, perché oggi più che mai per la Val di Susa passa anche il futuro di tutti noi. Per cui ci teniamo a dire che sulla Val di Susa e con i valsusini dobbiamo cercare tutti insieme le forme per continuare questo percorso che loro hanno aperto probabilmente e a cui molti di noi si sono ispirati.